Adesso sono le 5.53, a quest'ora come sapete di consueto ci colleghiamo in diretta con il RAI pubblica utilità, in questo caso c'è Alessandra Canale, buon inizio settimana a te. Eh sì, buongiorno, buon inizio di settimana a te Giusefine e ai nostri telespettatori. È un inizio di settimana caratterizzato da viabilità fluida, ma destinata ad essere sostenuta soprattutto in direzione dei centri urbani per i consueti spostamenti pendolari del mattino. Con la ripresa dopo il weekend dell'attività lavorativa e scolastica, viabilità questa mattina condizionata dalla pioggia su molti tratti stradali e anche in area ligure e anche al centro-sud. Occasione questa eh, di. Guidare con prudenza e poi sta nevicando debolmente in questo momento sulla 5, la Torino Colmaiere, quindi partite equipaggiati di pneumatici invernali o catene da neve. E come di consueto, vediamo la situazione come si presenta al momento. Qui siamo sulla 4, e come vedete, si viaggia con tutta tranquillità, agevolmente. Scendiamo alla diramazione di Roma Sud e già si intravedono i primi rallentamenti che dall'uscita della 1 Roma Napoli si mettono poi sul grande racconto corda anulare. Eh, sono poche le segnalazioni di criticità, inizio nel segnalarvi comunque delle code sulla 9 Lenate Chiasso, il tratto interessato è quello che va da Como Centro a Como Nord in direzione del territorio elvetico. Poi ci spostiamo sulla strada statale 573 di Bocca Trabaria per segnalarvi dei rallentamenti in questo momento motivati da un incidente che si è verificato all'altezza di Serrungarina in direzione di San Giustino Umbro. E poi una notizia appena aggiunta di rallentamenti eh, che si registrano sul raccordo Sicignano-Potenza eh, per un veicolo in panne allo svincolo di Tito Scalo al chilometro 44 in direzione Potenza. Giusefine, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie, e buon inizio di settimana a te e ai nostri telespettatori. Arrivederci, a più tardi. Grazie a presto. Adesso invece il calcio, la Serie A in primo piano, il derby della Madonnina va